fine del 1901, c'è la centrale idroelettrica di Canistro. Quindi già all'epoca pensava di avere in testa uno sviluppo monopolistico ma integrato, ovviamente sfruttando la gente, quindi il mestiere nostro era quello di combattere questo tipo di sfruttamento, ma ha capito anche che tipo di impostazione lui aveva nella sua testa e quindi sviluppare questo ragionamento. Io credo che noi lo dobbiamo fare. La costituzione dell'ente fusion, un dato che io ho fatto anche la rivoluzione monetaria, in pochissimi anni l'ente Fucino ha gestito 367 miliardi attraverso l'ente Fucino e attraverso le cooperative sulle quali poi si discuteva se la sinistra doveva entrare o non doveva entrare, quando le punte più avanzate del movimento disse dobbiamo entrare, non furono fatte entrare perché la motivazione dicendo voi non condividete la storia delle cooperative. Lì qualcosa è successo, l'approccio politico del gruppo dirigente, che è stato un approccio politico di opposizione, è stato un approccio politico di altro tipo, si doveva fare un'altra cosa, si doveva governare e stare dentro ai processi. Credo che lì una riflessione, un approfondimento da fare. Però quei 367 miliardi, rivalutati ad oggi, erano 1000 miliardi. Pensate un attimo quell'impatto di tutti quei miliardi che furono destinati al fucile e quindi furono anche redistribuite, e tante persone che erano, facevano parte della sinistra storica, Partito Comunista e quali sono, lasciavano perché preso dal bisogno lasciavano la sinistra per fare altre scelte. Quindi credo che ci sia stata a noi una grande classe dirigente che ha condotto le lotte, tanti di questi, Romolo oltre che storico può rappresentare bene sia l'aspetto sindacale che politico, ha fatto sia politica che sindacale, quindi chiarirà alcuni aspetti molto difficili di quella gestione. Perché io dicevo pochi giorni fa, il sindacato fa la piattaforma di vendita e fa i contratti, fa un accordo, ma la politica trova la soluzione ai problemi. Quindi che rapporto c'è stato fra la CGIL che organizzava le lotte, dava indicazioni, e quella politica che doveva dare soluzioni, e quelle soluzioni, la gestione politica l'ha fatta solo una parte della politica. Credo che questo sia un aspetto sul quale noi dobbiamo ragionare. Per quanto ci riguarda, e chiudo, la CGIL è pronta a collaborare con il centro studi di Ignazio Siloni, con molte delle cose che diceva il direttore dell'archivio di Stato, con chi vuole insieme ricostruire un ragionamento. Non dobbiamo revisionare nulla, ma dobbiamo ragionare per capire fino in fondo che cosa è successo dagli anni 50 in poi, perché poi abbiamo vissuto tutta la fase di industrializzazione, il passaggio dai terreni alla campagna. Penso per esempio al primo investimento industriale consistente che fu fatto nella Marsica, si chiamava CEME, furono assunte lì 700 donne su 800 dipendenti. La vera rivoluzione fu all'epoca la femminilizzazione del mercato del lavoro. In quell'azienda furono assunte su 800 dipendenti 700 donne. E questa è l'analisi che noi dobbiamo fare, ma non solo ad Avezzano, perché ci fu l'ACE a Sulmona e ci fu l'Italtel dell'Aquila. Che cosa è successo? Che cosa è cambiato nella società quando nel mercato del lavoro c'è stato questo impatto e quindi nelle fabbriche la presenza delle donne? Che cosa hanno cambiato? Che segno abbiamo portato? Il fucino che parte dalla terra ha la produzione di semiconduttore, la micro. Non è successo nulla, in 30 anni è successo questo. Che tipo di riflessione noi dobbiamo fare? Come siamo stati capaci ad avere per esempio uno degli stabilimenti più importanti d'Europa nel nostro territorio, che la produzione che si fa in Maglia è una delle produzioni più avanzate. Cioè noi, qualcuno dice, ma come si passa dalla terra, dalla palla alla gravina, alla produzione nelle clear room dei semiconduttori? E anche questo è il ragionamento che noi dobbiamo fare, quindi siamo pronti a collaborare. Noi costituiremo un'associazione che continuerà questi studi. Fino agli anni 50 l'idea è chiarissima, non ce l'abbiamo, ma ce l'abbiamo abbastanza chiara. Noi vogliamo capire che cosa è successo dal 50 e poi, quindi sono altri 57 anni di storia sociale, di storia sindacale, rispetto alla quale noi tutti dobbiamo approfondire. Non per rimanere lì, perché la memoria, se facciamo solo memoria e rimaniamo lì, serve a poco. Noi dobbiamo ragionare del passato guardando al futuro, ma con molto coraggio. Perché sono convinto, io per esempio studiando, ascoltando anche spesso Romolo, ho capito tante cose che non avevo capite. Come approfondendo per esempio anche questo libro, non sapevo che Tom Loria si era anche impegnato di stare nell'assistenza sanitaria. Ho scoperto che Tom Loria, attraverso un suo delegato nell'amministrazione che si chiamava Fiori, stava dentro
alla discussione dell'ospedale di Avezzano e stava dentro come benefattore, non lo so, ma stava dentro a questa operazione che era un'operazione di rilievo, parlava di sanità. Quando qualcuno mi diceva, perché io sono loredano, ma la centrale di Canistro stava lì perché produceva energia elettrica, quindi non è che faceva un'operazione di questo tipo. Quindi questo approfondimento, questa curiosità la dobbiamo avere, credo che ci sono tutte le condizioni per farlo. Io vi ringrazio ancora, noi siamo pronti a collaborare, costituiremo questa associazione, quando c'è l'associazione siamo pronti a collaborare a partire dall'Archivio di Stato, c'è il studio Ignazio Sidoni e altre grandi associazioni che ci sono, che sono convinto che questo è un patrimonio che noi abbiamo e tutti insieme possiamo capire come dobbiamo fare. Spesso si capisce tutto, non si capisce a 30 anni, si capisce forse a 50, che l'altro esercizio che bisogna fare è quello di sapersi ascoltare. Io credo che se noi sapremo fare questo esercizio daremo un contributo serio soprattutto ai giovani che hanno bisogno di queste cose. Grazie.